Un rappresentante di gioielli è stato fermato stamattina da due uomini a volto scoperto che mostravano una paletta simile a quella utilizzata dalle forze di polizia mentre viaggiava a bordo della sua auto sulla Taranto Grottaglie. È stato minacciato con una pistola ed è stato rapinato della sua valigetta contenente orologi ed oggetti in oro. La vittima non ha saputo indicare il valore degli oggetti che trasportava. Indagini in corso da parte della polizia per individuare i rapinatori. I volontari della Protezione Civile hanno salvato una famiglia composta da madre e due bambini che era rimasta intrappolata in una villetta di Manduria in Contrada Archignano, andata in fiamme a causa di un incendio sviluppatosi nella campagna circostante. I tre malcapitati sono stati fatti evacuare. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme durate alcune ore. Sul posto anche la polizia locale e il 118. Gli agenti del commissariato di Grottaglie hanno tratto in arresto Luciano Pugliese, grottagliese di 23 anni, per incendio doloso. Ieri mattina era stata segnalata un'auto in fiamme, una Fiat Punto. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona esaminate dai poliziotti hanno permesso di identificare il responsabile e vanificare il suo alibi. Come annunciato nei giorni scorsi, il ponte girevole di Taranto è bloccato dai mitilicoltori in protesta che dopo il sit-in sotto Palazzo di Città hanno deciso di spostare la manifestazione. Vogliono garanzie sui risarcimenti in seguito alla consegna delle cozze del primo seno del Mar Piccolo contaminate da diossine PCB e destinate alla distruzione. Disagi alla circolazione veicolare, consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Prorogato di 3 mesi l'incarico della ditta Castiglia in ordine alla raccolta differenziata porta a porta a Lama San Vito. La ditta vincitrice dell'appalto ATO si occuperà del servizio fino ad ottobre. La Regione Puglia, a fronte di un'integrazione di finanziamento di 400.000 euro, ha prescritto la prosecuzione del servizio senza alcuna variazione. Scaduta la proroga, il servizio passerà all'AMIU, che comunque non potrà garantire alcuna assunzione degli addetti impiegati a tempo determinato. Costerà circa 8 milioni di euro la barriera di contenimento delle polveri del Parco Minerali dell'Ilva, il cui montaggio è iniziato stamattina. Si tratta di una struttura della lunghezza di 1.600 metri ed alta 21, realizzata nell'area parchi, al confine tra i parchi minerali e la recinzione esterna dello stabilimento, seguendo la direttrice nord lungo la strada provinciale Taranto-Statte e lato sud lungo la Taranto-Grottaglie. La rete, con la sua porosità, ha un'azione di intrappolamento delle polveri, oltre che di rallentamento della velocità del vento. Questo intervento era stato inserito come prescrizione nel programma di interventi per la riduzione delle emissioni previsto dal decreto AIA.